Dal 1986 ha rivestito questo ruolo e oggi siamo qui per manifestare che nel 2011 la clinica è stata vincitrice di una gara pubblica dove ha recepito completamente la venosa che era fallimentare, assumendo tutto il personale della venosa e prendendo 40 posti letto in più presso la clinica. Dal 2011 ad oggi la clinica non ha percepito nemmeno un centesimo da parte della regione perché non gli ha mai riconosciuto questa gara legalmente fatta e quindi noi siamo oggi qui ad incontrare con tutte le sigle sindacali il prefetto di Salerno per far sì che la nostra voce arrivi molto in alto. Dopo una lunga sofferenza di un anno di lavoro senza stipendi, ancora non riconosciuti dal tribunale, siamo stati assunti dalla clinica Cobellis in un patto, con un patto regionale che la clinica Cobellis prendeva tutto il pacchetto, i posti di lavoro con i 40 posti letti. Siamo stati assunti e grazie a Dio, però la nostra azienda, la clinica Cobellis, fino a oggi non ha ancora recepito un centesimo della clinica venosa che era stato pattuito nei patti, cioè il tetto. Mi sono stati assegnati solo i posti letti senza nessuna retribuzione. Adesso in questo momento la clinica Cobellis si trova in serie difficoltà, sta riducendo il personale perché non può a dare più gli stipendi a noi dipendenti e chiediamo l'aiuto sia dalla provincia di Salerno e sia dalla regione di Campania, da dove proviene questo aggroviglio, da mandare i soldi per non mandare molte famiglie e lavoratori di nuovo in mezzo alla strada in questa grande sofferenza.